rimane una verità non cercata, ma c'è la verità. Io mi auguro che qualcuno voglia finalmente mettersi con pazienza a recuperare tutto ciò che si sa e abbia poi il coraggio di mettergli sotto una firma. Credo che questo sia il compito della magistratura e debba anche recuperare un grave errore che è stato fatto, quello di archiviare e di impedire quindi che la verità venisse fuori. La verità, come sempre, fa paura al potere, fa paura alla logica dell'impunità, perché affermare la verità significa anche cercare di interrompere questo malefico circuito per cui ciascuno difende l'altro perché saprà che poi sarà difeso da lui quando commetterà un reato, e avanti così. Ed è una sorta di piovra diversa dalla mafia, perché non è costruita a priori. L'impunità agisce come rete successiva, ma è forse persino più pericolosa. Sì, non è un mistero, perché noi appunto con il DVD, con le immagini che anche voi mostrerete, abbiamo recuperato la verità. La verità c'è, ripeto. Si tratta soltanto di fare un passo indietro, aprire finalmente un dibattimento pubblico, cioè un processo, non per qualche desiderio insano di vendetta, non sono cose che mi appartengono, ma proprio per affermare la verità, che c'è, l'hanno voluta seppellire con l'archiviazione, si tratta di ritirarla fuori, e per fare questo è anche necessario che ci sia un'opera di memoria. La memoria è un fondamento che non dobbiamo mai dimenticare. Ma guarda, io preferirei non rispondere. Visto che c'è questo accostamento, chiederei a questo generale se non sia il caso di mostrare lo stesso scandalo che immagino lui ed io abbiamo sollevato per lo slogan 10, 100, 1000 Nassiriya, di mostrare lo stesso scandalo rispetto all'accoglienza che l'ex carabiniere Placanica ha ottenuto dai suoi commilitoni quando è tornato in caserma. Lo hanno accolto al grido di benvenuto tra gli assassini, bravo killer, morte sua, vita mia, canzoncine fasciste e canzoni di dileggio nei confronti di Carlo. Se questo generale è d'accordo sul fatto di mostrare lo stesso scandalo, beh, potremmo trovare un terreno comune d'intesa. Grazie.